La regina mi ha dato questa la mattina che si avviò al patibolo. Disse che l'aveva fatta pensando ad Oscar con della stoffa che aveva trovato nella cella. Prima di lasciarmi disse queste parole. Rosalie, vi prego, vorrei che coloraste questa rosa per me, con il colore preferito da Oscar. Ti assicuro, Alain, che rimasi molto sorpresa. In tanti anni passati con Madamigella Oscar non le avevo mai chiesto di che colore preferiva le rose. Vedi, questo non lo so nemmeno io. Ma Andrea avrebbe certo detto le rose bianche. Allora, la lascerò così. Sì, credo che sia meglio. Qualche anno più tardi, anche Robespierre e Saint-Just finirono sulla ghigliottina. Robespierre attaccò alla Convenzione i suoi avversari senza farne i nomi, e questo gli fu fatale. Una sorte non migliore toccò al conte di Fersen in Svezia. Accusato di aver avvelenato il principe Cristiano Augusto, fu massacrato dalla folla durante i funerali di quest'ultimo.